Allora, buon pomeriggio a tutti quanti, buon pomeriggio ai nostri ospiti che sono Stefano Gallo, Michele Colucci e Fabio Amato. Stefano Gallo e Michele Colucci dell'ISMED, del CNR, Fabio Amato dell'Università Orientale di Napoli. Questo incontro è il secondo del ciclo di seminari Insulab. Che diciamo vuole porre la prospettiva sulle dinamiche insulari, proponendo alcune questioni storico-geografiche. E ogni incontro prevede la partecipazione di due relatori e un discussant che ragioneranno su un macro tema. In questo caso, l'incontro di oggi è Isole e Mobilità. E avremo appunto i nostri ospiti che ci parleranno di circolazione, migrazioni, spostamento di persone in un momento storico italiano e mediterraneo abbastanza preciso. Stefano Gallo parlerà del periodo fascista. Il titolo esatto è Fascismo, antifascismo nel Mediterraneo, la dimensione insulare tra progetti del regime e strategie di resistenza, mentre Michele Colucci si soffermerà su migrazioni interne ed emigrazioni, migrazioni dal secondo dopoguerra agli anni 70, con un focus su Sicilia e Sardegna. Il titolo preciso ve l'ho parafrasato. E condurrà e disputerà Fabio Amato, dell'Università, vi dicevo, l'Orientale di Napoli. E direi che posso lasciare a voi il tavolo, seppur virtuale. Allora, cominciamo subito e magari io darei la parola a Stefano, poi ci organizziamo anche per... Vi lascio un po' di libertà ad entrambi di presentare la vostra relazione e poi dopo magari proviamo a interagire. Prego, Stefano. Sì, allora buonasera, se va bene allora una mezz'oretta di relazione da parte mia, anche da parte di Michele ci siamo, come dire, confrontati prima in modo da lasciare spazio al dibattito, se appunto i termini possono essere questi. Allora, bene, iniziamo. Beh, intanto, insomma, ringraziamenti per l'invito a un confronto che parte da una sfida, da uno stimolo che è appunto quello di ripensare alcune ricerche, alcuni pezzi del proprio percorso di studi dal punto di vista della prospettiva appunto insulare. E rispetto a questo, ovviamente la sfida è stimolante. Quello che proverò a fare è di proporvi delle storie, quindi non aspettatevi una ricostruzione complessiva di un quadro, ma delle vicende particolari che hanno a che fare con delle dimensioni insulari specifiche e che sono accomunate dal fatto di dirci qualcosa del rapporto tra dimensione insulare, isole e tensioni tra fascismo e antifascismo nell'Italia del ventennio. I luoghi in cui si ambientano le storie di cui vi parlerò sono fondamentalmente due, quindi le isole che prendiamo in considerazione sono fondamentalmente due, una è la Corsica e in particolare le linee di tensione tra Livorno e Bastia, quindi tra due centri urbani costieri molto, molto vicini, e l'altra isola invece è l'isola di Lastovo o Lagosta, in italiano, che è un'isola sulla costa dalmata, poco nota, anzi diciamo forse sconosciuta ai più, ma in cui si concentrarono degli ambiziosi progetti del regime. Quindi queste sono le nostre coordinate geografiche.
Quello che voglio fare è raccontarvi due storie di vita, quindi due profili biografici e un progetto di colonizzazione. I profili geografici sono quelli di Mazzino Chiesa, di cui qui vedete delle foto segnaletiche della polizia politica fascista, la storia di Petro Giovacchini con tutta un'altra vicenda di cui parlerò a breve. Queste sono storie che hanno a che fare, che insistono sul lato tirrenico di quella carta che vi ho fatto vedere prima, e infine la storia del villaggio di San Pietro o Uble alla Stovo o Lagosta, nel lato appunto invece adriatico, sulla costa dalmata, dove si realizzò un progetto, come vi dicevo, di colonizzazione fascista. Qui vedete la foto della chiesa con accanto la casa del Littorio e il municipio, edificati negli anni 30. Dunque, per iniziare, prima di entrare in queste vicende, invece un quadro complessivo lo voglio fare, perché il Mediterraneo degli anni 20 era un Mediterraneo demograficamente diverso, con dei flussi migratori, con delle mobilità diverse da quelle che invece conosciamo oggi. E qui io vi ho riportato alcuni dati ricavati da fonti diverse, quindi diciamo da un punto di vista statistico ci sono delle lievi discordanze, comunque tutti i dati sono raccolti tra il 21, i censimenti del 21 e delle rilevazioni del 26, quindi diciamo grosso modo prendeteli ovviamente con le molle, servono per darci delle dimensioni di grandezza, sono il numero degli italiani presenti nelle varie aree del Mediterraneo. Andiamo ovviamente dalla grande presenza italiana nella Francia meridionale, 276.000 persone, questi dati riguardano ovviamente non tutta la Francia, ma semplicemente i dipartimenti francesi meridionali, Alpes-Maritimes, Bas-Rhin-Bouches-du-Rhône e Languedoc-Roussillon, e i 6.600 della Corsica, più 9.000 del Principato di Monaco, 4.000 in Spagna, poi gli italiani presenti in Marocco, Algeria, Tunisia e Libia, Egitto, no? Che sono delle colonie demografiche consistenti e con una tradizione ovviamente che ha a che fare anche con storie che affondano nell'età moderna, da una parte appunto nuclei di mercanti, dall'altra anche una migrazione più recente di contadini o lavoratori manuali dei centri urbani, e poi una presenza rilevante comunque anche in Turchia e nell'area balcanica. Questo per dirci cosa rispetto a quello che è il tema che vogliamo affrontare, che le prossimità, le vicinanze nell'area mediterranea per gli italiani erano forse maggiori di quelle che sono oggi, nel senso che da un punto di vista demografico probabilmente questo 500.000 italiani distribuiti nell'area, nel bacino mediterraneo, ne facevano la comunità in diaspora nell'area mediterranea più numerosa, più presente, quindi una evidente presenza di italiani che svolgevano lavori i più vari, ma generalmente che occupavano le posizioni più basse dei mercati urbani fondamentalmente, o che andavano a ricoprire lavori manuali a volte specializzati, a volte no, anche come dire lavori nel commercio, nei mercati, ma appunto molto presenti nei quartieri popolari, nei centri portuali del Mediterraneo. Questo per dare un contesto, per come dire raccontare anche uno scenario demografico che ovviamente per chi ragiona di migrazioni non è meno importante dello scenario geografico, cioè la distanza fisica va sempre rapportata alle prossimità sociali, alle reti di relazioni che si riescono a intrecciare tra aree diverse. Allora, la prima area che ci interessa in questo caso è quella
tirrenica. Qui vi ho riportato semplicemente una carta nautica del tratto di costa tra la Toscana, vedete l'isola d'Elba e sopra Livorno, e la parte settentrionale della Corsica, con quella prima ancorina che vedete sotto il dito della Corsica, che è Bastia. La distanza tra Livorno e Bastia è una distanza ridotta. Nel mezzo abbiamo anche le isole di Gorgone e di Capraia, che fanno da scali naturali. Ed è una distanza, questa prossimità, che ci interessa, perché il primo, come dire, elemento che dobbiamo prendere in considerazione per raccontare la storia di Mazzino Chiesa. Mazzino Chiesa, livornese, di famiglia di ideali risorgimentali, il padre Garibaldo Chiesa, il fratello Oberdan Chiesa, quindi già la scelta dei nomi indicativa, la madre di religione valdese. Una persona che sin dalla prima giovinezza si distingue per la partecipazione a circoli, diciamo, sovversivi, mettiamola così, tra il socialisteggiante e l'anarchico. Mazzino Chiesa viene arrestato, è un uomo di mare, un uomo che lavora come marinaio. In questa foto della polizia, della questura di Livorno, lo vedete in abito da cowboy nel suo primo viaggio che fece a Montreal in Canada da giovanissimo. Al rientro dal Canada venne subito arrestato perché la polizia aveva trovato in casa sua dei documenti compromettenti. Beh, da allora lui viene sorvegliato e nel 1931, saputo che era stato spiccato un mandato di cattura nei suoi confronti, decide di anticipare i tempi e di imbarcarsi per la Corsica. E questo appunto è questo viaggio che lui fa di notte. C'è una intervista che ha concesso nel 74, un anno prima di morire, in cui dice: quasi tutta a remi ce la siamo fatta, 42 ore ci abbiamo messo, siamo stati più bischeri noi perché non c'era vento e non abbiamo trovato una barca, non abbiamo trovato un filo di vento per aiutarci in questa traversata. Quindi lui e altri quattro antifascisti fuggono da Livorno. E cos'era Livorno in quel periodo? Livorno era uno dei centri della propaganda nazionalista nei confronti della Corsica. Da Livorno, città dove si pubblicava il telegrafo, venivano inviati pacchi di nascosto nei bastimenti commerciali che arrivavano a Bastia, venivano caricati pacchi di giornali del Telegrafo, edizioni speciali fatte per la Corsica, per, come dire, rafforzare la propaganda italiana in Corsica e dare così, sostegno agli indipendentisti corsi che chiedevano un avvicinamento all'Italia fascista e rispetto alla Francia. Quindi le linee di tensione, diciamo, tra Livorno e Bastia erano già presenti. La vicinanza favorisce questi movimenti che sfuggono da una parte al controllo italiano, quello di Mazzino Chiesa come fuggiasco, dall'altra al controllo francese, quello della propaganda fascista nei confronti degli ambienti irredentisti corsi. E la prima storia, appunto, questa di Mazzino Chiesa, dopo questo viaggio, questa fuga, Mazzino Chiesa a Bastia trova un ambiente dove poter vivere. Ovviamente c'è già una comunità italiana antifascista pronta ad accoglierlo, e qui prosegue la sua attività di politica, di antifascista, sovversivo. Si fa notare, la polizia lo sorveglia, a pochi mesi da questa fuga
viene arrestato dalla polizia francese perché picchia a sangue un altro livornese che era arrivato a Bastia come commerciante di stoffe, ma che tutti sapevano essere un agente dell'Ovra. Questa rissa finisce con la morte di questo falso commerciante, un presunto commerciante. Mazzino Chiesa viene messo in carcere, ma dopo un mese è scarcerato e il processo, appunto, che vede un processo, diciamo, per rissa, ancora non era morto, quindi non era ancora l'accusa non era ancora quella di omicidio, ma un processo per rissa che riesce a trasformarsi in un processo politico in cui Mazzino Chiesa viene fondamentalmente scarcerato in quanto perseguitato antifascista. Questo sono le forze di sorveglianza italiane che si lamentano di come una volta a poche miglia, diciamo, dalla costa italiana si potesse glorificare, no? Si potesse essere un ambiente politico favorevole agli antifascisti. Questa è sicuramente una grande risorsa per chi dalle coste italiane potesse o volesse, appunto, fare queste poche miglia marine per raggiungere la Corsica. Appunto, Bastia, centro, appunto, di accoglienza, ma anche di partenze, perché Mazzino Chiesa, dopo qualche mese passato a Bastia, spicca da lì il volo per un percorso politico estremamente interessante, politico-sindacale, perché da lì andrà a Marsiglia. Da Marsiglia a Parigi, qui prende contatti col Partito Comunista d'Italia in esilio, lavora prima col Soccorso Rosso, poi con Giuseppe Di Vittorio entra nel sindacato dei lavoratori portuali marittimi e da lì, appunto, inizierà a fare un'attività per il Mediterraneo di propaganda camuffato, di nascosto, ovviamente clandestina, tra i marinai italiani, sia i militari che i marinai mercantili italiani, per poter diffondere il verbo, diciamo, antifascista. E poi, vabbè, avrà poi una storia che lo porterà alla partecipazione della guerra in Spagna, sfuggendo però stavolta dalle direttive del Partito Comunista, che non lo voleva inviare in Spagna, ma appunto la dimensione, come dire, di esule lo spinge anche a fare queste scelte indipendenti dalla centrale del partito. Ciò che ci può interessare è la quantità di nomi che Mazzino Chiesa assume nel corso di questo suo percorso politico-sindacale. La lista è impressionante perché, appunto, Ogni missione era un documento, era accompagnata dalla fabbricazione di un documento diverso. Mario Landrelli, Mario Sandrelli, Assante Pontone, Luigi Lenzi, Mario Luschi, Mario Lucchi, André Bernard, Masianello, Silverio Masini, Alfredo Alfredone, Ernest Morioli, Ernest Boschi, Roque Feleste Amado. Sono alcuni dei nomi, appunto, che con cui la polizia lo riesce a identificare in ultima istanza, perché lì si trovano tutti nel suo fascicolo politico. Quindi un personaggio decisamente interessante. Questa è la prima storia, quella di Mazzino Chiesa, quindi la Corsica come luogo di approdo per l'esule antifascista e poi di partenza per una carriera di militanza politico-sindacale. Una storia parallela che insiste sulla stessa tratta, ma con, diciamo, un versante opposto, è quella di Petru Giovacchini, personaggio più noto, sin da giovane anche lui attivo come poeta dialettale e convinto sostenitore dell'adesione della causa corsa al fascismo, quindi come dire, nazionalismo corso che tende all'allontanarsi dalla Francia per aderire al fascismo, e fa il viaggio opposto, si imbarca da Bastia a Livorno nel 1930 con l'idea di frequentare l'Università di Pisa, l'anno dopo ritorna in Corsica e viene posto sotto sorveglianza dalle autorità francesi, che lo accusano di essere al servizio di una potenza straniera, cioè dell'Italia, e di agire contro l'interesse nazionale. A questo punto cosa fa Giovacchini? Fa
clandestinamente il percorso opposto a quello che ha fatto Mazzino Chiesa, cioè si mette d'accordo con un pescatore trapanese, prende una barca a remi e fa clandestinamente la traversata dalla costa corsa fino a Livorno, e da qui avrà una sua carriera invece all'interno del regime. Frequenta l'università a Pavia, fonda i gruppi di cultura corsa a Pavia, volontario in Etiopia e in Spagna, dalla parte ovviamente opposta a quella di Mazzino Chiesa, poi entra in Parlamento, nel Parlamento italiano nel 39 e aderisce alla Repubblica Sociale Italiana. Storia appunto questa che ha anche qui uno sviluppo poi verso Alte Vidi, ma che in cui la prossimità costiera è la prima molla per poter far scattare un progetto esistenziale, che è anche un progetto politico in questo caso. Queste sono le due biografie collegate, diciamo, al lato tirrenico della vicenda, che del quadro che vi volevo raccontare. Sull'altro lato invece abbiamo qualcosa di più complesso. Qui ritorno alle slide per mostrarvi la situazione. Qui siamo sul versante adriatico, non so se potete vedere. Qui abbiamo, non so se vedete anche il mio cursore, la mia freccetta. Sì, si vede, si vede. La Stovo è questa. E questa isola qui, subito sotto Corsula, se vedete qui abbiamo Dubrovnik, poco sopra c'è Spalato. Quindi anche qui siamo in un ambito, diciamo, di relativa prossimità con le coste italiane, soprattutto quelle pugliesi, della Puglia settentrionale. Queste sono le tratte della pesca frequentate dai pescatori italiani nel mare Adriatico all'inizio degli anni 20. Diciamo che con lo sviluppo della pesca a motore, cioè la diffusione delle barche a motore per uso peschereccio, e questo è qualcosa che avviene più o meno intorno tra gli anni 10 e la prima guerra mondiale, si amplia la possibilità di fare giornate di pesca partendo e rientrando dagli approdi italiani. In particolare, appunto, queste sono le tratte più frequentate da parte dei pescatori italiani. L'isola di La Stovo è questa qui, cerchiata in grigio. E vedete come già fosse all'inizio degli anni 20 un'isola ben nota ai pescatori di Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo e Bari. Quest'isola ha una storia abbastanza particolare, diventa italiana dopo la prima guerra mondiale, quindi un'isola che viene ceduta all'Italia in conseguenza del trattato di Rapallo, è un'isola particolarmente pescosa. Adesso, oggi, se andate in rete a cercarvi La Stovo, vedete delle immagini meravigliose di un parco naturale dove appunto i boschi si fondono a mari molto, molto belli. Un'isola molto pescosa che all'inizio degli anni 30 vede l'ingresso di una ditta di Trieste, una società che si chiamava Ampelea, che decide di aprire uno stabilimento, uno scatolificio, uno stabilimento di conserva di pesce, scatolette di pesce, proprio in quest'isola. Questa impresa, diciamo, questa iniziativa economica ha un evidente interesse nazionale, non riesce a reggersi sulle proprie gambe per una serie di problemi logistici legati al reperimento della manodopera, e avviene qui una fusione di interessi tra enti governativi e imprese private, che vedono in Luigi Razza, sindacalista e esponente del regime
a capo del commissariato per le migrazioni interne e le colonizzazioni, il personaggio chiave. Luigi Razza si interessa di questa vicenda, riesce a convincere Mussolini che vale la pena investire su quest'isola ed è il commissariato per le migrazioni interne ad avviare un percorso di progettazione e colonizzazione proprio su questa piccola isola. In questa piccola isola erano già stati fatti delle ricerche archeologiche che avevano confermato la presenza di resti romani, quindi insieme, come dire, alla posizione strategica c'è anche una spinta nazionalistica di recupero della tradizione romana, ma ovviamente poi c'è un interesse economico, dato che il primo a mettere i piedi ad avere degli interessi sull'area è questa impresa di Trieste. Ecco, cosa succede? Quindi succede che l'isola diventa lo scenario di una colonizzazione in cui il regime investe, manda gli operai per costruire delle case che possano servire. Il progetto qual è? Il progetto è quello di trasferire su quest'isola delle famiglie di pescatori che potessero servire sia da pescatori per rifornire di materia prima lo stabilimento dell'Ampelea, che con gli altri membri della famiglia, soprattutto le donne, fornire manodopera per lo stesso stabilimento, quindi materie prime, manodopera, e poi poter coltivare l'interno dell'isola per nei mesi morti della pesca. Quindi, come dire, il progetto è questo: creare una colonia di popolamento in quest'isola che possa dare lavoro a famiglie disoccupate italiane, fondendo, appunto, unendo pesca, manodopera in uno stabilimento industriale e poi lavoro contadino. E questo è il progetto, che è appunto che convince Mussolini. Si investono soldi, si edifica quindi. Si edificano case, si fa la chiesa, avete visto le immagini di prima, ci ritorno per mostrarvi appunto, questa è una foto recente, si fa la chiesa, si fanno questi cubi di mattoni che appunto non brillano per bellezza architettonica, ma che comunque rappresentano come dire, delle espressioni dell'intervento italiano. Questo villaggio viene inaugurato nell'aprile del 1936, dovrei aver messo anche la carta, ecco qua, in nero pieno e contornato le costruzioni degli anni 30, quindi se vedete la piazza che vi ho fatto vedere prima con la chiesa, eccetera, e poi anche tutte queste case che sono nelle vie che arrivano alla chiesa, e con la I, se vedete, la I è la fabbrica di sardine, proprio sul lato, diciamo, sinistro rispetto alla piazza dove c'è la chiesa. Che succede? Allora, e qui la dimensione insulare effettivamente diventa fondamentale, perché intanto avete visto c'è una prossimità e una abitudine alla frequentazione da parte di alcuni pescatori, ma è anche una distanza, e questa distanza diventa evidente creando delle difficoltà nelle comunicazioni tra Roma e l'isola. Nell'isola c'è viene mandato un funzionario del commissariato che relaziona sull'andamento di questo esperimento di colonizzazione. Ecco, l'esperimento è un fallimento totale, ma è un fallimento totale di cui riusciamo a rintracciare le problematiche. Una problematica base rappresenta la cooperativa di pescatori. Nell'isola, la
il reclutamento della manodopera viene affidato all'ente fascista delle cooperative, che crea una cooperativa di pescatori che viene riempita con dei lavoratori forniti dalla cooperativa, ma questa realtà è evidentemente non gradita ai padroni della fabbrica e al funzionario del commissariato, che è in evidente accordo con i padroni della fabbrica. Quindi da queste relazioni emerge evidentemente come ci sia un tentativo di boicottaggio interno, quindi il responsabile della colonizzazione e il responsabile dell'impresa fanno di tutto per far fallire questa cooperativa, e l'atto finale di questa operazione è dato da un evento molto, molto esplicativo. Un giorno arrivano, mentre questa cooperativa annaspa perché non riesce ad avere le reti adatte per pescare, perché non ha le imbarcazioni idonee per quelle coste, un giorno vedono arrivare dall'Italia delle imbarcazioni perfettamente fornite, perfettamente equipaggiate, con a bordo il rappresentante degli industriali della pesca, che arrivano e iniziano a pescare nei punti più pescosi dell'isola. Questo era una dimostrazione del fatto che chi aveva mezzi e chi poteva rendere operative effettivamente questi progetti non era l'ente delle cooperative, ma erano gli industriali. Proprio a ribadire che quel progetto l'aveva iniziato un'iniziativa privata, l'aveva iniziato l'Ampelea e doveva proseguire secondo i desiderati dell'Ampelea, mentre invece nel percorso di costruzione, diciamo, di questo progetto, il regime aveva messo dentro anche l'ente cooperative, che evidentemente non era gradito. Questa contrapposizione fa sì che le prime famiglie importate vogliano tutte scappar via, chiedono di essere rimpatriate, perché non hanno i mezzi per poter sopravvivere. Inizialmente vengono, diciamo, per poter aggiustare le cose, vengono inviate, diciamo, reimpiegate nei lavori edilizi per completare il villaggio, ma una volta finiti questi lavori non hanno più niente da fare, quindi chiedono di tornare indietro. Questa vicenda, diciamo, è una vicenda che racconta qualcosa secondo me, sulle contraddizioni interne al regime, sulle contrapposizioni, no, di un regime che non era affatto monolitico, ma aveva al suo interno continuamente scontri e lotte tra fazioni diverse, e questo secondo me lo riesce a esprimere al meglio proprio perché avviene in un'isola lontana dalle coste italiane, in cui, come dire, come se fosse una sorta di piccolo laboratorio in cui gli attori sono pochi, sono isolati e i loro movimenti sono molto esplicativi rispetto a quelle che sono le reali pulsioni e i reali obiettivi che perseguono. Quindi risulta evidente questo gioco in cui abbiamo il funzionario del commissariato che prende le parti contro un determinato soggetto per favorire un altro soggetto. Questa partita, diciamo, che fondamentalmente fallisce, nel senso che appunto il primo invio, poi ci sarà un secondo invio, anche questo va a male, e ciò che regge non è tanto il grande progetto del regime su questa colonizzazione, quanto il fatto che l'Ampelea riesce a avere sempre pesce a buon mercato e manodopera a buon mercato. Per concludere, visto che credo di essere arrivato alla mia mezz'ora, la cosa interessante e anche buffa è che oggi gli studiosi croati tendono a presentare questa colonizzazione, questo progetto fascista, come un elemento di modernizzazione di un'area arretrata, per cui ho letto, non conosco il croato, ma grazie all'aiuto dei traduttori e poi alla consulenza di amici sono riuscito a leggere alcuni articoli
recente in cui la storia che viene raccontata è una storia di modernizzazione da parte del fascismo di un'isola sperduta, in cui appunto tutta questa storia di contrapposizioni, di interessi contrapposti viene completamente cancellata per, come dire, dare un'immagine di un fascismo che fa cose buone, di un fascismo che porta civiltà, case asciutte e anche denari, appunto, imprese e denari. Con questo, appunto, io chiudo la mia presentazione. Appunto, spero di aver tolto le slide. Spero di aver in qualche maniera avervi convinto nel tenere insieme queste dimensioni, no? Da una parte, percorsi individuali di realizzazione di progetti anche contrapposti, ma che riescono sulle dimensioni di prossimità e le dimensioni insulari a trovare delle risorse importanti, e dall'altra invece progetti in cui interessi economici e progetti politici del regime si fondono, e in cui però la dimensione insulare ancora una volta aiuta in qualche maniera a comprendere le diverse pulsioni, i diversi interessi che si contrappongono in un terreno così piccolo, ma che appunto con esiti disastrosi e storie appunto di famiglie che sono veramente alcune descrizioni di come queste famiglie chiedono di rientrare, della povertà a cui arrivano, sono molto, molto, insomma, sono impressionanti davvero. Io poi, come dire, chiudo qui allora questa mia parte di relazione. Ovviamente, se ci sono domande o se poi il dibattito vorrà ritornare su alcuni di questi temi, sono pronto. Va bene, grazie Stefano. E, vabbè, mettiamo insieme i due elementi, se Michele è d'accordo, a parte qualche battuta rapida che ti viene in mente sulla capacità di inseguimento della polizia fascista che ricorda la CIA delle serie televisive, si è messo insieme tutti questi soprannomi, ci ha provato tante volte, no? Il nostro Mazzino a cambiare anagrafe, però comunque lo hanno ripreso ogni volta, quindi è l'altra cosa che, insomma, anche sulla sensibilità, sulla modernizzazione fascista da parte dei croati, non è che mi sembra una considerazione, ma molto meravigliosa. Comunque, poi su altro ci ritorniamo un attimo con un attimo di calma, magari completando il ragionamento con Michele, se è d'accordo. Vai. Sempre mezz'ora, tanto siete un duo testatissimo, quindi non ho bisogno di dire molto. Allora, grazie per l'invito. Si sente bene regolarmente? Tutto chiaro? Benissimo, benissimo, Michele. Bene, Benissimo, ok. Allora, dunque, l'obiettivo di questa mia relazione è condividere con voi un'ipotesi interpretativa che nasce dalla suggestione che ci avete lanciato, ovvero quella di riflettere sulla specificità, sulla peculiarità e anche sulle potenzialità a livello proprio di sapere storico nel nostro caso, ma di sapere anche geografico. Stefano si è soffermato anche sulla demografia e sulla storia della popolazione, la potenzialità che ha lo studio di una dimensione insulare. Quindi che cosa la dimensione insulare ci permette di capire meglio, di capire di più, di capire in maniera più approfondita e forse più raffinata rispetto a altre dimensioni in cui forse alcune connessioni, come è emerso molto bene nella relazione di Stefano, vengono meno. Diciamo che la dimensione insulare probabilmente presenta un livello di elaborazione e forse di evidenza dei fenomeni, una dimensione più esplicita di alcuni fenomeni sociali che hanno a che fare con le migrazioni e con la mobilità, che altrove è più difficile da riscontrare. L'ipotesi interpretativa, la premessa che voglio condividere con voi è relativa a che cosa sono le migrazioni nel contesto italiano e mediterraneo negli anni compresi tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e gli anni 70 del Novecento. Quindi ci muoviamo in questa periodizzazione.
il trentennio compreso più o meno tra il 45-50 e il 1975-80, 30 anni che hanno cambiato naturalmente la storia dell'Italia contemporanea e che hanno cambiato anche in maniera profonda e radicale la storia dei due contesti territoriali su cui io mi soffermerò oggi, cioè la Sicilia e la Sardegna. Due isole grandi, cosiddette isole grandi nel Mediterraneo, due isole che hanno un percorso storico molto indipendente tra di loro, soprattutto nell'età moderna e contemporanea, e che però dal punto di vista della storia migratoria presentano degli intrecci, delle sovrapposizioni davvero di straordinario interesse. E quindi io cercherò in maniera molto sintetica in questi minuti di testare con voi la verificabilità di alcune ipotesi interpretative e di presentarvi qualche suggestione rispetto a un profilo di ricerca che ho ancora pienamente in corso. Quindi questo è un piccolo laboratorio, un po' un cantiere, diciamo, in cui io cerco di condividere un po' di informazioni, un po' di elementi che sono riuscito a mettere insieme e naturalmente vi chiedo un riscontro, vi chiedo qualche possibile stimolo e anche dubbi, critiche e obiezioni. Che cos'è dal punto di vista migratorio, dal punto di vista dello scenario migratorio, il contesto della Sicilia e della Sardegna nel periodo storico considerato, quindi nel trentennio successivo alla Seconda Guerra Mondiale? C'è una tradizionale impostazione storiografica che ci dice che in queste due isole, come in generale nel caso italiano, soprattutto nel caso dell'Italia meridionale, in questo periodo storico, il percorso che noi possiamo seguire e possiamo, suggerire è quello di un contesto in cui si passa dalla emigrazione all'immigrazione. Questa per molto tempo è stata, diciamo, l'interpretazione egemone, negli studi. E devo dire che è stata un'interpretazione che ha trovato ampio seguito anche un po' nel senso comune, quest'idea di un passaggio dall'emigrazione all'immigrazione, suffragata evidentemente anche da molte esperienze concrete, che è diventato un po' un leitmotiv del modo con cui sono raccontati i contesti storici rispetto al Mediterraneo contemporaneo, rispetto all'Italia e rispetto anche a queste due isole. Negli ultimi 20 anni questo paradigma, luoghi che da luoghi di emigrazione diventano luoghi di immigrazione, si è andato lentamente scomponendo. Si è andato scomponendo ed è stato sottoposto a forti critiche. Direi che forse il punto di riferimento più interessante per capire questo processo di revisione è il libro di Enrico Pugliese del 2003, L'Italia tra migrazioni interne e migrazioni internazionali. Enrico Pugliese ha voluto con questa pubblicazione mettere l'accento, un libro edito dal Mulino, un libro piccolo, insomma molto, molto facile, anche molto immediato da leggere, ha voluto mettere l'accento sul fatto che a suo avviso in realtà bisogna un po' andare oltre l'idea che nel caso italiano e anche nel caso di Sicilia e Sardegna, che più ci interessa oggi, esiste una successione cronologica tra emigrazione e immigrazione. Nella sua ipotesi, in realtà dobbiamo rendere più complesso questo paradigma e dobbiamo parlare di territori, di contesti in cui convivono e si intrecciano nello stesso tempo storico, soprattutto per quello che ci interessa nell'incontro di oggi, nello stesso spazio territoriale, convivono, si intrecciano emigrazione, migrazioni interne e immigrazioni straniere. Questa lezione, diciamo, che ha dato Enrico Pugliese ha avuto un certo seguito, diciamo, ha avuto un seguito forse all'inizio un po' limitato negli studi migratori, negli studi sociologici, anche negli studi storici. Io credo che negli ultimi anni, in realtà, questa lezione ha avuto, un po' il sapore di una profezia, perché poi con la ripresa anche dei flussi di emigrazione italiana negli ultimi 10-15 anni,
è diventato evidente a tutti quanti come questi fenomeni, emigrazione, immigrazione, immigrazione interna, in realtà possano convivere, possano intrecciarsi, possano stare pienamente dentro lo stesso tempo storico e dentro anche lo stesso spazio. Quindi, rispetto a questo, io ho deciso negli ultimi anni di prendere sul serio questa suggestione e di metterla, diciamo, al lavoro sui nostri contesti di ricerca storica. Ho iniziato quindi, per esempio, un percorso di ricerca sull'immigrazione straniera dal punto di vista storico, che mi ha portato a andare molto indietro nel tempo e a capire la centralità e l'importanza dell'immigrazione straniera in Italia e anche in queste regioni, Sicilia e Sardegna, non solo a partire dagli anni 80, 90 del Novecento, ma fin dagli anni 60, 70. Allo stesso tempo, credo che i contesti territoriali ci insegnano quanto sia interessante e quanto sia ricco di stimoli questo approccio, che non vede nella successione cronologica, quindi un po' in camere stagne tra di loro, finisce l'emigrazione, comincia l'immigrazione, il cuore, diciamo, della ricerca, ma lo rende un po' più complesso. Allora, credo che per venire, diciamo, al cuore della vicenda che discutiamo oggi, credo che Sicilia e Sardegna rappresentino un laboratorio di straordinario interesse per testare questa ipotesi interpretativa. E vi dico subito che sostanzialmente gli elementi, diciamo, che emergono dalla storia migratoria di queste due regioni ci dicono che effettivamente la ricchezza dello scenario migratorio ci insegna che in queste due regioni effettivamente convivono inizialmente soltanto emigrazione e migrazione interna fino, diciamo, alla metà degli anni 60, ma molto velocemente all'emigrazione e alla migrazione interna che non finiscono ma che vanno avanti, si aggiungono flussi importanti di immigrazione straniera. A tal punto che la Sicilia, e in particolare una parte della Sicilia, soprattutto la provincia di Trapani, soprattutto una città, la città di Mazara del Vallo, non a caso una città di mare, per tante ragioni che adesso cercheremo di inquadrare, rappresenta un grande laboratorio di avanguardia dal punto di vista degli studi sull'immigrazione. Rappresentano una delle zone dove si materializza in maniera molto anticipata rispetto a altri luoghi, della storia italiana, un afflusso di lavoratori e lavoratrici stranieri, in particolare tunisini e nordafricani in generale, già negli anni 60 del Novecento. Ma andiamo con ordine e partiamo proprio dal periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale. Che cosa sono la Sicilia e la Sardegna negli anni dell'immediato dopoguerra? Sono due isole che vivono una crisi economica e una conflittualità sociale senza precedenti. Una delle motivazioni che stanno dietro questa crisi è il tema della disoccupazione e il tema, diciamo, della congiuntura negativa legata alla difficoltà della ricostruzione post-bellica. In queste due regioni si crea subito un legame strettissimo tra migrazioni interne, quindi migrazioni interne intendiamo migrazioni dentro le isole, persone che si spostano da una parte all'altra di queste isole, restando dentro le isole, e ricostruzione. La migrazione interna, gli spostamenti dentro la Sicilia e dentro la Sardegna sono una delle tracce, una delle testimonianze più importanti che ci fanno capire il livello di scomposizione degli assetti sociali legati al periodo della ricostruzione e alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quali sono, lo diciamo in maniera molto veloce, molto rapida, molto sintetica, quali sono i flussi più importanti, quali sono le tipologie di flusso più importanti in questo senso? Innanzitutto lo spopolamento montano, l'abbandono delle zone montane, tema che era stato già illustrato negli anni del periodo fascista, c'è una ricerca molto importante degli anni 30 che è una grande fonte sia per gli storici per i geografi sulla storia della montagna italiana, in cui si insiste soprattutto su queste aree, in particolare anche su Sicilia e Sardegna,
sul tema dello spopolamento montano, lo spopolamento montano diventa un tema enormemente all'ordine del giorno alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Spopolamento montano significa popolamento delle aree di pianura e in seconda battuta significa ulteriore spopolamento nelle aree collinari e ulteriore popolamento delle aree di pianura. Quindi questo è un primo tema molto importante, molto, molto interessante da prendere in esame, perché si porta dietro, tra l'altro, una serie di conseguenze e un impatto anche proprio sulla storia materiale del territorio che negli ultimi anni gli studiosi, per esempio, di ambiente e di storia ambientale hanno molto sottolineato. Le conseguenze non soltanto di tipo sociale sulla storia del territorio di questo flusso di migrazione interna, ma proprio anche le conseguenze sul dissesto idrogeologico, sulla crisi, insomma, anche di equilibri proprio dal punto di vista ambientale. E questo, diciamo, è un primo grande tema che accompagna il dibattito sulla ricostruzione in tutti e due i contesti, sia in Sicilia sia in Sardegna. Dove vanno le persone? Dove vanno? Dove si stabiliscono? Inizialmente si stabiliscono nei grandi centri di media grandezza, soprattutto di tipo agricolo, delle aree pianeggianti, questo soprattutto in Sicilia, un po' meno in Sardegna, e in seconda battuta si dirigono verso le città. Questo è un tema che accomuna tutte e due le isole, accomuna sia la Sicilia sia la Sardegna, e direi è un tema molto suggestivo, perché se andiamo a vedere questo secondo tema, oltre allo spopolamento montano, quindi il tema dell'urbanizzazione per immigrazione negli anni post-bellici, ci troviamo di fronte a uno scenario in cui Sicilia e Sardegna anticipano con molta, diciamo, forza a ciò che poi avverrà anche in altri contesti, per esempio dell'Italia meridionale, per esempio in Puglia, in parte anche in Campania o in Calabria. Già nei primi anni 50 abbiamo alcuni grandi centri urbani che conoscono un livello di immigrazione, di sviluppo urbano e di sviluppo del territorio senza precedenti. E qui c'è una seconda questione che, a mio avviso, per gli studiosi di storia contemporanea ormai è fondamentale, è, diciamo, di importanza dirimente, cioè dobbiamo capire che si gioca attorno al tema dello sviluppo delle città in queste due isole una grande questione di storia sociale, di storia economica e di storia politica, e per quello che ci interessa a noi anche di storia delle immigrazioni. È un tema che ancora è poco frequentato, ci sono stati degli studi importanti negli ultimi anni, però direi è poco frequentato perché nell'immaginario del legame tra migrazioni interne e ricostruzione postbellica e poi miracolo economico dominano ancora i grandi centri del triangolo industriale, Milano, Torino e Genova, che ovviamente hanno vissuto un enorme processo di immigrazione, ma quello che succede a Napoli e, per esempio, a Palermo e a Cagliari, per esempio, le due città capoluogo della regione, non hanno nulla da invidiare a ciò che è successo nelle grandi città del nord. Pensate che tra il censimento del 51 e del 61 Cagliari aumenta del 30% la sua popolazione, e aumenta del 30% la sua popolazione con un impatto delle immigrazioni molto forte. Palermo aumenta la sua popolazione circa del 20% e la crescita arriva in maniera corposa fino al 1971. Quindi stiamo parlando di città che conoscono una crescita legata alle immigrazioni senza precedenti. Questa è, diciamo, una novità per cui, insomma, se volessimo vedere degli antecedenti storici dovremmo andare molto molto indietro nel tempo, nel caso soprattutto di Palermo e un po' meno nel caso di Cagliari. C'è tra l'altro un legame molto stretto, e questo ci può interessare anche dal punto di vista dell'intreccio, diciamo, che vogliamo perseguire oggi fra studi storici e studi geografici, tra lo sviluppo dell'immigrazione e l'estensione, l'allargamento, le modalità con cui avviene l'allargamento delle città. Delle modalità che, sia nel caso di Palermo che di Cagliari, ora non andiamo nello specifico anche di altre città per sintesi, un allargamento che avviene seguendo processi speculativi simili, seguendo processi anche di alleanza tra grandi interessi economici simili,
E siamo dentro effettivamente una storia molto, molto ricca di, anche di scontri di poteri e anche di conflitti. Quindi questa, diciamo, è la seconda tipologia di migrazione interna alle due isole in questo periodo che mi sembra utile da vedere. Quindi spopolamento montano, diciamo, figure sociali che si riversano sulle aree pianeggianti e grande sviluppo delle città e delle aree urbane. Attenzione, in questi anni in Sicilia e in Sardegna c'è però anche un processo di migrazione dall'alto, la possiamo definire, che avviene in ambito rurale ed è un processo poco studiato legato ai progetti di riforma agraria. Le grandi lotte contadine del dopoguerra avevano creato le premesse per la riforma agraria che, come sappiamo, avrà effetti limitati, insomma, in tutti e due i contesti, ma comunque, pur se limitati, nascono delle esperienze nuove di redistribuzione della terra, soprattutto in alcune aree della Sicilia e della Sardegna, che portano a appoderamenti e a spostamenti di famiglie. Diciamo che questo è un capitolo su cui la storiografia ancora deve lavorare. Si è lavorato molto sulle lotte contadine e sulla dinamica anche economica della riforma agraria, ma ci sono diverse migliaia di persone coinvolte in questi processi, soprattutto in provincia di Catania, soprattutto in provincia di Nuoro, in Sardegna, e sarebbe molto interessante sviluppare anche una ricerca su questo. Diciamo che gli esiti sono un po' differenti perché mentre in Sardegna una parte maggioritaria di questo popolamento rurale legato alla riforma agraria poi fallisce e quindi molte persone poi si riversano abbastanza rapidamente nell'emigrazione fuori dai confini dell'isola oppure nell'emigrazione delle città, in Sicilia il discorso è un po' diverso. Però ecco, è interessante notare anche qui un livello di assonanza, ecco. Tra l'altro fenomeni simili avvengono nella Maremma toscoaziale, e in parte anche in Calabria. Ecco, questa complessità poi è legata anche a un altro livello di complessità che arriva nella fase successiva, però siamo già negli anni 60, dai processi di industrializzazione, soprattutto di industrializzazione statale. Processi che hanno portato alla nascita di complessi industriali attorno a cui sono nati centri operai e che quindi prefigurano la nascita di una migrazione interna di tipo operaio dentro le isole. Questo ovviamente è legato a tutti i processi che avvengono in maniera significativa in provincia di Palermo, in provincia di Siracusa, tutti i processi che avvengono anche in alcune aree costiere in Sardegna. Ecco, vedete quindi quanta complessità c'è in questo meccanismo e soprattutto negli stessi anni, quindi tra il 45 e la fine degli anni 60, entrambe le isole conoscono un processo significativo di emigrazione fuori dai propri confini. Quindi le persone si spostano, si iniziano a spostare non solo dentro le regioni, ma anche fuori dai confini. Sono circa 500.000 i sardi che partono tra gli anni 50 e gli anni 70 del Novecento, circa 1 milione i siciliani. E si tratta di un fenomeno di straordinario interesse. Una parte di questa popolazione, soprattutto nel corso degli anni 50, va a vivere nei paesi europei. Questa è la grande novità del dopoguerra. L'emigrazione all'estero si dirige prevalentemente in Europa, in Germania, in Francia, in Belgio, diciamo nell'area soprattutto carbonifera e industriale, mentre invece l'emigrazione nelle Americhe, che soprattutto nel caso siciliano aveva dominato i flussi nel periodo precedente, in questa fase è molto meno importante e molto meno significativa. Altrettanto significativa è l'emigrazione verso l'Italia centro-settentrionale. Quindi c'è una grande continuità tra le due esperienze anche da questo punto di vista. Ecco, questo è un altro tema molto, molto, molto importante e un altro intreccio che vede queste due isole effettivamente vivere una storia simile in questo senso. I legami, tra l'altro, con le professionalizzazioni del mondo dell'emigrazione sono molto interessanti perché una parte dell'emigrazione, per esempio nei bacini carboniferi
e nelle miniere dell'Europa arriva proprio da zone che erano zone dove avevano chiuso le miniere, sia in Sicilia che in Sardegna, quindi anche questa è un'altra grande questione che presenta una grande continuità migratoria tra crisi economiche di alcuni settori e poi sbocchi migratori fuori, diciamo, dai confini nazionali, e si arriva, per quanto riguarda l'emigrazione all'estero, alla grande rottura, alla grande cesura dei primi anni 70, quindi la crisi petrolifera del 1973, che di fatto determina un nuovo processo migratorio, questa volta all'inverso, l'emigrazione di ritorno. 1973 segna in Italia e soprattutto in Sicilia e in Sardegna dei saldi migratori positivi dopo molto tempo, che sono però positivi soltanto perché c'è il segno più, non sono positivi perché sono dei fenomeni, diciamo, ben auguranti nello scenario economico, sono fenomeni segnati purtroppo da disoccupazione, da ritorni che sono ritorni molto difficili, molto, molto complessi. Questa più o meno è la periodizzazione che riguarda l'immigrazione, con una fiammata negli anni 50-60 e poi un'interruzione e un andamento poi molto meno ricco nel corso degli anni 70, mentre invece la priorizzazione delle migrazioni interne e dei fenomeni di urbanizzazione all'interno delle due isole presenta un livello differente di ascesa fino al 71 e poi di stabilizzazione, se non di discesa, tra il 71 e l'81. Quindi effettivamente il decennio 70 è un grande cantiere di cesura e di transizione per quanto riguarda non soltanto la storia economica e sociale, ma anche la storia delle migrazioni. Allora, mi restano in questo momento, mi sembra, 8 minuti, se vogliamo stare sulla mezz'ora precisa, e cercherò in estrema sintesi di tematizzare il tema dell'immigrazione straniera, perché la grande novità della seconda metà degli anni 60 in entrambi i contesti è lo sviluppo di cicli significativi, quantitativamente rilevanti, di immigrazione straniera. E qui siamo di fronte a una specie di rebus, no? Siamo di fronte a una specie di grande punto interrogativo. Si sono chiesti gli studiosi, se lo continuano a chiedere, se lo chiedono spesso anche i cittadini normali, se lo chiede a volte anche un discorso diffuso nell'opinione pubblica, come è possibile che convivono sullo stesso territorio livelli di emigrazione così alti e l'arrivo dell'immigrazione straniera? Evidentemente è possibile perché nel caso italiano, per tornare alla sociologia di cui parlavamo prima, la presenza di mercati del lavoro molto divisi, molto segmentati, molto stratificati, fa sì che questi fenomeni possano convivere. E quindi nella seconda metà degli anni 60, nell'isola Sicilia, abbiamo l'inizio di un nutrito flusso migratorio che arriva dalla Tunisia e poi da altri paesi del Nord Africa. È un flusso migratorio molto specializzato. All'inizio sono soprattutto persone che lavorano nel settore peschereccio, sono reclutate dagli armatori di Mazara del Vallo, perché gli armatori avevano bisogno di persone che lavorassero sulla flotta peschereccia, una delle più importanti del Mediterraneo. Qui torna anche il discorso della pesca che faceva prima Stefano. Il tema della pesca è uno dei grandi temi che in qualche modo disciplina, avvicina le sponde del Mediterraneo e riorganizza anche i serbatoi di manodopera e di forza lavoro e i loro movimenti su scala internazionale. Succede quindi che arrivano nella seconda metà degli anni 60 i tunisini a Mazara del Vallo, e succede poi che molto presto si spostano in altre zone della Sicilia, si spostano per esempio in provincia di Ragusa, si spostano perché vanno a lavorare in agricoltura, si spostano perché vanno a lavorare in edilizia. Insomma, già ai primi anni 70 in Sicilia c'è una grande discussione sull'immigrazione straniera, sulla legittimità di questa immigrazione, sul supposto abbassamento del costo del lavoro, e riguarda comparti economici che sono già plurali, sono appunto la pesca, l'agricoltura, l'edilizia, in parte il mondo del terziario e dei servizi alla persona. Questo già, però siamo già alla fine degli anni 70. Diciamo che mi ero preparato qualche
documento da farvi vedere, però magari mando direttamente i link nella chat perché sono documenti che si possono trovare facilmente su internet per dare un po' il senso di alcune di queste, discussioni. E quindi siamo pienamente nella Sicilia dei primi anni 70 dentro questo intreccio. Convivono ormai quasi in tutta la Sicilia emigrazione, immigrazione, ritorni degli emigranti e migrazioni interne. Qualcosa di simile su scala minore succede in Sardegna. Abbiamo tracce tra il 71 e il 72 di tre inchieste della magistratura, soprattutto in alcune zone della Sardegna, dove vengono impiegati lavoratori tunisini in agricoltura. Lavoratori tunisini in agricoltura impiegati come braccianti e sui giornali si parla di racket del lavoro straniero perché sono molto sfruttati, perché vivono in condizioni disumane. E però si apre già ai primi anni 70 questa discussione anche in Sardegna. Questo, diciamo, ci deve far capire che effettivamente c'è, a mio avviso, una specificità insulare. C'è una specificità insulare perché in qualche modo c'è una facilità e una prossimità alle immigrazioni internazionali, nonostante, diciamo, tutte le congiunture economiche negative, nonostante tutti i rischi, nonostante tutte le difficoltà che viene posta dalla dimensione insulare. Andrebbe approfondita questa vicenda sarda, diciamo, non ci sono molti studi su questo. C'è qualche studio negli ultimi anni su un altro flusso migratorio proveniente dalla Tunisia e diretto in Sardegna, sul quale vado verso la conclusione del mio intervento, perché curiosamente è un flusso migratorio che riavvicina, ricompone Sicilia e Sardegna. Allora, a partire dal 1965 iniziano, soprattutto nella zona di Castiadas, a arrivare lavoratori dalla Tunisia. Sono lavoratori impiegati nel settore agricolo che sono in qualche modo persone che avevano perso i loro possedimenti a seguito, e qui torna anche il tema della riforma agraria, che è un tema cruciale per capire le regioni mediterranee tra gli anni 50 e gli anni 60 del Novecento, comparativo, quindi su questo potremmo trovarci anche con i colleghi che ci ascoltano nei prossimi progetti di ricerca congiunti, un tema che andrebbe secondo me molto ripreso, la riforma agraria in Tunisia che provoca, diciamo, l'esproprio di terre, provoca anche la partenza di molte persone, alcune di queste persone vanno a vivere in Sardegna e alcune di queste persone in Sardegna riscattano quelle terre abbandonate da coloro che avevano avuto le assegnazioni della riforma agraria e ci vanno a vivere. Da dove venivano una parte di questi tunisini? Venivano dalla Tunisia, ma erano di origine italiana, in particolare di origine siciliana. Eredi delle migrazioni siciliane in Tunisia, che erano state importantissime fino ai primi anni del Novecento e ancora fino al periodo fascista. Quindi, diciamo, c'è un intreccio, c'è un legame in questa esperienza che, in maniera piuttosto suggestiva, a mio avviso, ci permette poi alla fine di ricomporre il quadro dentro uno scenario interessante. Ecco, diceva prima Stefano dell'uso pubblico della storia della colonizzazione fascista da parte recentemente della Croazia. Ultimamente in Sardegna è stato fatto proprio un uso pubblico di questa storia migratoria di persone che arrivavano dalla Tunisia, non i braccianti di cui parlavamo prima, ma questi lavoratori più specializzati che diventano presto imprenditori, proprio per raccontare in qualche modo la loro epopea e descriverla un po' come immigrazione buona. Vi manderò un link su questo. Ecco, quindi, diciamo, il mio tentativo è quello di trovare il modo per riempire di contenuto, riempire di senso, riempire di ricerca quel paradigma nuovo a cui dobbiamo guardare
per gli studi migratori a cui facevo riferimento prima, con diciamo sempre di più la tensione e l'attenzione a tenere insieme e ricomporre con uno sguardo unitario migrazione, immigrazione e migrazione interna, si può fare per quanto riguarda lo scenario dei primi 30 anni dell'Italia postbellica, i primi 30 anni dell'Italia repubblicana, a mio avviso si può fare anche per i 30 anni successivi, quel periodo più vicino a noi, di cui oggi non mi sono occupato, e però appunto credo che la specificità insulare da questo punto di vista rappresenti una grandissima risorsa conoscitiva perché ci fa vedere meglio, più che in altri casi, in maniera più chiara, in maniera più esplicita, l'evidenza di alcuni passaggi e di alcune cesure. Passo la parola. Grazie, grazie Michele. Bene, siamo stati nei tempi e vabbè, anche da parte mia permettete un ringraziamento a chi mi ha sollecitato su questo tema, e segnatamente Arturo Gallia e Anthony Santilli che mi hanno invitato. In realtà l'invito, come sanno tutti, era per Procida, quindi praticamente siamo rimasti tutti un po' freddati dalla pandemia. Scherzi a parte, io non sono un esperto di isole e mi interesso al tema delle migrazioni, ma non controllo le riflessioni storiche di chi mi ha preceduto e quindi posso procedere per alcune suggestioni. La prima delle quali fa riferimento a quella idea dell'Atlante, che come ci insegna Franco Farinelli, no? Che sono pezzi del tavolo che si sono uniti dal reticolato geografico. E che ridivide il mondo in continenti. Prima degli Atlanti, indovinate un po', esistevano gli isolari, cioè erano insule, libri composti da carte fatte di isole, dove il mare era il vero protagonista, da questo, a cominciare dal Mediterraneo, tanto per cambiare. E quindi non erano i continenti, ma era qualcosa che veniva contenuto dal mare. E da questo spunto, notissimo ovviamente a chi controlla il sapere geografico, io ho pensato che il tema dell'insularità accompagna un po' tutta la storia del pensiero geografico e la sua evoluzione. Prima fra i presenti venivano citati gli studenti di Stefano Malatesta, che ricordo che il responsabile, ma forse Arturo avrà già provveduto a segnalarlo in precedenza, del gruppo Agei sugli stati arcipelaghi e le piccole isole, dove in realtà loro riflettono più sui cambiamenti ambientali, sulla dimensione geopolitica, sugli aspetti relativi al turismo e quindi la tematica delle mobilità e delle migrazioni è un po' più contenuta rispetto a quello che si può immaginare. Però quello che è importante, secondo me, lo sforzo che viene fatto da questo gruppo e da chi c'è dietro, ovviamente ha una letteratura abbastanza asseverata, e che è quella di decostruire la retorica tipica di una tradizione geografica che vede praticamente vede nelle isole come in questi spazi remoti e dove che sono espressioni di un'unità culturale, ma soprattutto anche di una grande di fragilità, insomma, come se l'insularità si contrapponesse sempre sistematicamente alla terraferma. Una volta in tempi lontani alla colonia, alla madrepatria, adesso invece a chi ci sta di fronte. Quindi comunque c'è una sorta di subordinazione che nelle riflessioni che viene fatta in questi studi si cerca un poco di smontare, come se ci fossero sempre delle scale e delle di riferimento per cui il sistema di inferiorizzazione dell'isola, di questo luogo, oppure si va nell'eccesso opposto, nella mitizzazione, nell'estetizzazione. Cioè l'immagine di un luogo incantato, un luogo paradisiaco, soprattutto per una certa tipologia di isole. Quindi da questo punto di vista, ancora oggi probabilmente siamo in questa ambivalenza fra questa identificazione dell'isola come marginalità e della metafora del benessere come una peculiarità irripetibile. Però in realtà, dal mio punto di vista, c'è un aspetto che poi viene anche evocato dalle relazioni che abbiamo fatto prima in maniera implicita, che l'isola di per sé è un elemento abbastanza rassicurante per i ricercatori di scienze sociali. È un perimetro ben definito che crea un contenitore su cui esercitare la nostra capacità di osservazione. È un luogo che ci rassicura contro le famose ossessioni olistiche di cui spesso si è preda. Bisogna sapere tutto e poi se è successo qui. Sai dove
esercitare la tua riflessione di qualsiasi tipo attraverso un contenitore abbastanza definito. È un'illusione ovviamente di tipo razionalista, perché più si approfondiscono le dinamiche sociali, culturali ed economiche di questi luoghi e più ci si allontana da questa nettezza desiderabile, e soprattutto ci si rende conto, e questo secondo me è uscito abbastanza chiaramente soprattutto nella prima relazione di Stefano, delle interrelazioni che esistono molto forti fra gli elementi non necessariamente insulari. Sul tema della mobilità, probabilmente questo sempre dal punto di vista degli strumenti del mestiere del ricercatore, forse l'isola comporta un vantaggio, se non altro perché abbiamo la possibilità di leggere con chiarezza i flussi in entrata e in uscita, confrontarci dunque con un universo di riferimento abbastanza chiaro, perché almeno il computo di chi esce e chi entra è già un elemento importante. Su questo il cantiere che sta mettendo in piedi Michele Colucci ne è la dimostrazione più plastica. Allo stesso tempo però l'isola è anche uno di quegli elementi che ci spingono anche a riflettere su quelli che sono i limiti sostanzialmente alla mobilità. È proprio più proprio dall'attualità delle migrazioni internazionali, andiamo oltre quelle che sono le prospettive storiche che sono state evocate, e negli studi geografici più recenti si guarda le isole come universi concentrazionali, laboratori per eccellenza dei processi di difesa della sovranità di alcuni contesti del mondo occidentale. Penso all'isola di Manus per l'Australia, cioè al confinamento non solo delle persone che non hanno diritto, ma anche di chi è ancora in attesa di ottenere l'accesso al legittimo titolo di rifugiato, o a tutti gli studi che sono stati fatti negli ultimi anni sull'isola di Lesbo, su Malta, su Lampedusa, sui processi di spettacolarizzazione, eccetera, eccetera. Questo però fa riferimento più a una contemporaneità. In generale, le riflessioni che abbiamo ascoltato fanno riferimento a un tempo e luoghi diversi. Quello che ha raccontato Stefano mi ha colpito molto perché ha un profilo molto geografico, da tanti punti di vista, a cominciare dal fatto che il redattore della carta delle rotte di pesca, Alberto Mori, è l'autore del primo libro di cartografia che io ho letto in vita mia, insomma, quindi ho visto la sua firma e ho capito che insomma, quasi certamente si trattasse di lui. Da questo punto di vista è una relazione più sedimentata, non me ne voglia Michele, non è un giudizio di valore, ma si capisce che il tentativo di piegare al contenitore di questo seminario alcuni elementi che sono già parte dell'armamentario di Stefano. In particolare ci sono tre cose che sintetizzano quello che ci è stato raccontato. Innanzitutto la presenza italiana nella pianura liquida, per evocare quella abusata metafora di Brodel, che esprime un'elevata spinta alla mobilità. È un processo di interazione molto forte, che non necessariamente, perché noi siamo abituati a immaginare tutto questo, siamo molto distratti dalle migrazioni transoceaniche, non ci rendiamo conto di tutto quello che succede all'interno dello specchio del Mediterraneo. Poi c'è un altro elemento che emerge, la microstoria di due biografie che si incrociano senza incrociarsi sostanzialmente, che però secondo me usano le isole come trampolini per percorsi di mobilità fisica e soprattutto per percorsi di mobilità di tipo politico e di tipo sociale. Quindi a me sembra che se dovessi ricondurre a delle parole chiave anche quello che ci ha raccontato Stefano, potremmo dire che il mare e la mobilità, più dell'insularità, possono essere i denominatori comuni, oltre naturalmente all'ingombrante attore del fascismo, ma questo mi pare quasi scontato. Poi ci sono alcuni elementi che congiungono le due relazioni, uno dei quali è già stato evocato da Michele, che è la pesca come settore attrattivo e che è uno dei denominatori comuni che spingono anche a stabilire una relazione rispetto alla potenzialità delle mobilità e alla capacità come settore lavorativo interessante. Ma anche in conclusione di quello che ci ha detto Michele, un altro elemento sorprendente è rappresentato anche dalla migrazione italiana in Tunisia, che è stata appena accennata, però se vi ricordate la carta che ci ha presentato Stefano, oltre naturalmente all'evidenza francese di grande quantità, se leggete con cura quella
carta tematica, vi accorgerete ci sono 80.000 persone che vivono, italiani che vivono, grosso modo, se non ricordo male, in Tunisia. Quindi comunque è una presenza importante. Michele invece dall'altra parte, e lo dice abbastanza esplicitamente, ha presentato un cantiere di riflessioni. Però è molto interessante e che però poggia ovviamente su un controllo e una conoscenza tutta sua delle migrazioni in Italia in tutte le varie in tutti i vari aspetti nel corso del Novecento. Quindi, e questo lo si legge, non c'è manco bisogno di fare riferimento ad Enrico Pugliese, anche i lavori stessi che hanno fatto i due relatori rispetto all'emigrazione italiana più recente dimostrano l'attenzione che si è avuta alla triplice funzione dell'Italia. L'Italia, come ormai molti degli attori di questo gioco delle grandi migrazioni internazionali e la contemporaneità, sono allo stesso tempo paesi di emigrazione, immigrazione e soprattutto di transito, cosa che non è stata evocata perché ovviamente non era oggetto di interesse, ma se noi guardiamo il laboratorio di Ventimiglia, se guardiamo a quello che succede alla stazione di Como, eccetera, cioè, si capisce che comunque l'Italia non è proprio una meta tanto desiderata, ma queste persone hanno interesse, anche tutto il gioco del riconoscimento del rifugiato attraverso gli accordi di Dublino fanno capire che molte persone pazientemente aspettano questo percorso per poi scegliere ricongiungimenti un po' più altrove. Da questo punto di vista a me interesserebbe capire da Michele, per esempio, qual è il suo attuale livello di approfondimento rispetto alle differenze piuttosto che i denominatori comuni fra le due isole, perché noi stiamo parametrando ovviamente il gioco e prendiamoci le isole, che ovviamente sono due delle isole più grandi e quindi comunque incomparabili con quello che è il contesto di Lesovo oppure il contesto di qualsiasi altra isola, ma sicuramente fra Sardegna e Sicilia, non solo per quantità ma anche per scelta, anche perché per esempio la relazione col settore della pesca in Sardegna è molto più fragile evidentemente rispetto a quello siciliano. Quello è un'isola, ma è un'isola che guarda prevalentemente dentro e guarda prevalentemente a quelle che sono le economie interne da questo punto di vista. Poi, insomma, le stagioni più recenti su dei processi di cementificazione e del turismo balneare hanno ricambiato un'altra volta la prospettiva e l'interesse della Sardegna nei rapporti col mare, ma sicuramente non è la stessa cosa che succede sicuramente in Sicilia. In questo senso, magari mi chiedevo se rispetto alle storie che lui ha raccontato, se ci fossero già delle quantità minime per contestualizzare rispetto alle prime indagini che lui ha fatto, rispetto a questa scansione temporale che ha fatto, cioè il rapporto che esiste con la migrazione interna e l'immigrazione dei sardi e dei siciliani, che tipo di relazione esiste in termini di quantità, che potrebbe essere un aspetto interessante. Ovviamente il caso di Lastovo ovviamente è molto più paradigmatico, perché proprio si parla di un'isola dove però, in questo senso mi interessava sapere anche l'opinione di Stefano, c'è sempre una dimensione di eccezionalità nel racconto dell'isola. Tu ci dici giustamente a un certo punto quello è il luogo in cui si rendono più patenti le contraddizioni di questo che noi siamo sempre stati abituati a immaginarlo come un corpus coerente, no? Quello del sistema di governo fascista, mentre invece là entra un po' in contraddizione da questo punto di vista. Quindi diciamo che probabilmente si ritorna sull'isola come luogo di eccezione da questo punto di vista, se ho capito bene anche quello che tu raccontavi, cioè nel senso che c'è la possibilità di considerare un laboratorio dove si possono sperimentare delle cose che probabilmente sulla terraferma noi difficilmente possiamo sperimentare. Vabbè, io ho parlato un po' a braccio, ho buttato un po' giù quelle che erano le mie riflessioni, non ci sono dei quesiti precisi, però chiedo conforto sia a una prima replica di approfondimento ai due nostri relatori e soprattutto anche per dare il tempo a chi ci ascolta di convincersi a fare qualche quesito, ad intervenire liberamente.
Prima di lasciare la parola a Michele e Stefano, dico a chi ci ha ascoltato che allora può avere due mo modalità di intervento, o la chat oppure quello che vi consiglio, vi invito a fare, alzare la mano con il simboletto che si trova in alto e poi vi abilito per poter accendere il microfono, così diciamo da rendere più dinamica la conversazione. Prego Michele e Stefano, poi anch'io vorrei fare domande e suggestioni, Fabio. E allora magari Arturo, cumuliamo almeno le tue, che magari se mi permetto così questo favorisce sia loro che anche chi ci sta ascoltando magari a convincersi ad intervenire. Assolutamente sì, va bene, grazie. Allora, innanzitutto grazie Stefano, grazie Michele per le diverse suggestioni. E peraltro è molto interessante questo gioco di scale che avete fatto, sia dal punto di vista proprio dei casi presi in considerazione, il che ci dimostra la dinamicità degli esempi anche all'interno della sola regione mediterranea e se vogliamo poi tirrenica, che possono appunto essere presi in considerazione e poi anche il tipo di analisi, quella più biografica e quella invece più di storia istituzionale, con tante virgolette intorno. Una suggestione riguardo a quanto ha detto Michele, soprattutto sulle fasi di emigrazione, immigrazione e immigrazione di ritorno. Mi viene andando a osservare nello stesso periodo fenomeni simili e o diversi per quanto riguarda sempre le isole italiane, ma i territori più piccoli, le isole minori, dove effettivamente abbiamo un processo di spopolamento dal secondo dopoguerra in poi, che in realtà è molto più simile ai territori montani e a quelle che oggi chiamiamo le aree interne. Quindi similmente a tutte le zone periferiche c'è questo processo di urbanizzazione e di abbandono delle aree insulari minori. E sembra mancare invece l'immigrazione di ritorno. E questo probabilmente è dato anche dalle opportunità o dalle scarse opportunità offerte dalle isole più piccole. Per quanto riguarda invece l'immigrazione straniera nelle isole più piccole, il fenomeno sembra andare un po' di pari passo a quello che si riscontra in Sicilia e in Sardegna. Io personalmente mi sono occupato dell'arcipelago ponziano e quello che ho potuto percepire è che l'immigrazione dalla Tunisia era legato a contatti già preesistenti. Perché le comunità di pescatori nuovamente ponzesi intessevano rapporti già nell'Ottocento in realtà con la Tunisia e con Trapani. E quindi capire se queste dinamiche di immigrazione, che probabilmente derivano anche dalle politiche agrarie a cui faceva riferimento Michele, seguono delle relazioni che già esistevano. E poi, sempre per quanto riguarda la pesca e le relazioni, è assolutamente interessante quanto diceva Stefano, e gli vorrei chiedere due questioni. Qui sono proprio domande di ignoranza mia. Uno, se hai avuto modo di fare un paragone o trovare dei riferimenti all'esperienza a Rodi, e quindi se in qualche modo il processo di popolamento seguiva un pochino quanto era avvenuto molto prima, in realtà, perché a Rodi si inizia nel 12, nel 1912, con appunto l'isola greca, dove peraltro però riscontriamo un fenomeno simile a quello che ci hai raccontato, ovvero quando il regime fascista di fatto inizia a prendere il controllo politico dell'isola, che appunto era già stata occupata dagli italiani nel 1912, cambia completamente l'atteggiamento nei confronti degli italiani, ma anche da parte degli stessi imprenditori italiani già presenti a Rodi, che può assomigliare, non lo so se questo è vero,
a quanto appunto avvenuto nell'esperienza raccontata da Stefano. E poi l'altra domanda, e mi taccio, è se hai avuto modo di comprendere da dove arrivavano le persone che sono state portate alla Stovo per popolare l'isola. Allora, inizio io con il primo giro. Sì. Bene, allora, inizio con le suggestioni di Fabio, che ringrazio perché, come dire, riesce sempre a dare, a illuminare in qualche maniera, a dare degli spunti, insomma, davvero di grande profondità. E il concetto di liquidità, in effetti, è un concetto che forse spiega meglio anche la linea che ho cercato di tenere nell'unire, no, queste storie. Il mare come appunto pianura liquida, e che cosa implica, al di là, come dire, del fascino della metafora, implica una possibilità di eludere i controlli, cioè implica la possibilità di passare da un territorio a un altro, soggetti a sovranità differenti, soggetti a leggi differenti, quindi appunto sotto anche poteri statuali differenti, e farlo in maniera non controllata, no? Poterlo fare senza attraversare altri territori, quindi senza essere soggetto a dei fermi, a dell'attraversare strade battute, quindi una dimensione appunto di maggior possibilità di elusione che permette la realizzazione di determinati percorsi politici, no? Questo, l'altra linea appunto che tiene insieme le mie storie è questo dei progetti politici, perché appunto io non ho parlato di fenomeni di mobilità legati al lavoro, legati a network, come dire, su pulsioni economiche, ma ho voluto mettere insieme un discorso che ha la politica, la passione politica, no? come motore da parte delle biografie, e poi i progetti politici da parte del regime. Quindi sì, questa dimensione liquida, che poi vabbè, ovviamente è una dimensione consustanziale alla dimensione insulare, è fondamentale. L'altro termine, quello dell'eccezione, su questo mi trovo, diciamo, la completerei, perché ciò che accade alla Stovo, più che, come dire, un'eccezione nel ciò che si realizza, è un'eccezione nella maniera in cui la si racconta, la si riesce a leggere. Mi spiego, ogni ambito di colonizzazione è un terreno d'eccezione. Io questa storia di La Stovo l'ho fatta emergere dallo studio, uno studio più complessivo di tutto ciò che ha fatto il commissariato per le migrazioni interne e la colonizzazione, quindi un ente che ha come missione quella di occuparsi della logistica, degli spostamenti delle persone legate a determinati scenari dove il regime investe. Quindi questo commissariato si è occupato dell'Agropontino, si è occupato di alcune aree della Sardegna, si è occupato della Libia, si è occupato poi dell'Africa orientale, e si occupa anche di questa isoletta. In ognuno di questi territori si aprono dei terreni d'eccezione, nel senso che la normativa e gli enti, soggetti che insistono su queste aree sono diversi da quelli che ci sono al di fuori di queste aree. In particolare, per quel che riguarda il lavoro, il sindacato è fondamentalmente estromesso. Il sindacato fascista ha un ruolo molto diverso in queste aree di colonizzazione, perché il ruolo sindacale viene in qualche maniera sostituito, viene sostenuto dallo stesso commissariato. In questa situazione di La Stovo si ha una complicazione che è data da questo elemento dell'ente cooperativo. No, qui andrebbe aperta una parentesi sulle continuità tra il pre-fascismo e il post-fascismo, su una tradizione cooperativa che in qualche maniera viene a patti col fascismo e quindi mantiene anche delle linee
proprie anche rispetto a quella che è la sua missione storica, ma come dire, lasciamo stare, noi vediamo semplicemente che in quest'area emerge con chiarezza una contrapposizione di interessi. E questa è la cosa che ci interessa. Se non fosse stato in un'isola, probabilmente non saremmo riusciti a vederla così chiaramente, perché altri soggetti sarebbero intervenuti a colmare, a dare a fare degli interventi, come dire, compensativi che non avrebbero dato questa chiarezza ai contrasti e alle contrapposizioni. Quindi, come dire, eccezione, ma io credo che l'eccezione sia data dal fatto di non avere al di fuori di quel confine altri soggetti che possono intervenire. E quindi è davvero la sensazione di laboratorio, nel senso di avere una realtà sociale in cui c'è un intervento dal di fuori con dei soggetti che sono sempre identificabili, perché per arrivare lì hanno bisogno di fare un viaggio apposta, non è che ci si trovano, non c'è qualcuno che ci passa per caso. Se uno va lì è perché vuole andare lì e ha delle idee rispetto a ciò che succede in quel luogo. Ecco, in questo sta l'eccezione, che ci permette però di leggere delle dinamiche che avvenivano anche in altri ambiti. Cioè, questi contrasti tra associazione degli industriali della pesca e ente cooperativo della pesca avvengono anche altrove. Lì però li vediamo benissimo all'interno appunto di un esperimento in provetta fatto dal regime. Quindi una lente di ingrandimento, perdonami. Una lente di ingrandimento, ma anche un isolare, cioè appunto, no? Isolare una situazione da ogni altro contesto. Cioè questo, allora, una persona, una famiglia che lì non trovava, nel luogo in cui è stata adibita dal regime, non riesce a trovare il pane per campare, prende e va via per conto suo, oppure trova altri lavori altrove se ha intorno qualcosa delle risorse a cui fare affidamento. Se ha il mare, se non ha niente, lì rimane e ha sempre a quegli stessi soggetti che l'hanno portata lì, fa la richiesta per poter colmare i suoi bisogni. Non so se mi spiego. Cioè, il paragone è con l'agropontino. La famiglia di co coloni che viene mandata in agropontino e che ha dei problemi con la propria coltura perché il regime gli impone determinate come dire, tabelle, determinate colture, determinate cose e non riesce a farcela. Alcuni membri della famiglia vanno a lavorare, chi a Roma, chi va nei centri vicini, cose che cerca il regime di contenere, ma che comunque sfugge di mano, perché c'è una realtà intorno che si mischia, no? Su cui ci sono dei contatti, eccetera. Lì è impossibile, cioè, lì nell'isola non si può fare. Per questo, no? Più che lente di ingrandimento è il discorso probabilmente davvero quello del laboratorio, no? Laboratorio perché tu isoli, no? Così come fa lo scienziato, isola quegli elementi che secondo lui sono importanti per ottenere degli effetti e vede se con quegli elementi questi effetti, che effetti hanno, no? Il mettere insieme i soggetti in un'area chiusa. Invece le domande di Arturo. Alla di Rodi non ho trovato niente, rispetto al commissariato non c'è niente, quindi non so non posso dire niente, quindi su questo ammetto invece da un buco, un'ignoranza, per cui non so se si possono fare paragoni oppure no. Non per quel che riguarda i soggetti che stavano al centro della mia ricerca, che sono appunto che era il commissariato sull'immigrazione interna. Per quel che riguarda la provenienza delle persone, qui andrebbe aperto come dire, un'altra pagina, insomma, abbastanza interessante. Lo faccio brevemente. La prima idea da parte dell'ente cooperativo è quello di mandare degli istriani, cioè di trasferire delle persone da aree, appunto dall'Istria, perché ritenute più vicine culturalmente. Al contesto isolano, quello è un'isola che non è disabitata, badiamo bene, ci sono già dei locali. Questa idea viene bocciata perché si vuole nazionalizzare con italiani veri, cioè con italiani che non abbiano come dire, delle ambiguità. E quindi vengono mandati, i primi che vengono mandati sono degli abruzzesi. E
e anche degli istriani, per cui regge la parte degli istriani, perché comunque l'ente cooperativa vince questa sua richiesta, e vengono mandati anche degli abruzzesi. La richiesta in realtà da parte degli industriali era di mandare i ponzesi, siciliani e pugliesi, che infatti sono quelli che poi a un certo punto arrivano con le imbarcazioni armate dagli industriali a fare la loro pesca delle aragoste, la loro pesca delle sarde, quindi nei luoghi più pescosi con tutta l'attrezzatura che ci voleva, come smacco nei confronti della cooperativa che invece ha le reti bucate, non ha i frigoriferi per poter tenere, conservare il pescato, eccetera. Quindi c'è anche una questione di manodopera fidata. La manodopera più fidata da questi soggetti padronali, insomma, dell'industria della pesca, erano i ponzesi, e questo appunto si ricollega a quelli che sono i tuoi probabilmente interessi di ricerca. I ponzesi però cosa fanno? Quando poi, come dire, va a rovina la prima mandata con questi abruzzesi e con gli istriani, tutti vengono rimandati a casa, vengono mandati i ponzesi, che però non rimangono tutto l'anno, si fanno la loro stagione di pesca e poi tornano a Ponza. E poi e quindi, come dire, scardinano questo progetto del regime di popolare con una popolazione stanziale, perché? Perché stanno cioè, come dire, riprendono un percorso migratorio stagionale classico di questo tipo di lavoro, cioè spostarsi nei momenti, nei periodi dell'anno in cui ha senso pescare in un certo posto, poi andare via e magari fare altri lavori. E quindi in qualche maniera questo decreta in qualche maniera la sconfitta, la fine di questo tipo di progetto. Però no, ovviamente andare a vedere le provenienze è importante anche per capire le reti, no, sociali che portano queste persone, le motivazioni che sono alla base di questi spostamenti. Allora, veramente grazie per la tua discussione, Fabio, moltissimi, moltissimi elementi, molte cose utili, soprattutto uno sguardo, insomma, che rende anche più chiare alcune delle questioni su cui ci siamo soffermati oggi. Inizio da differenza tra le due isole. Si sente bene? Sì, ci siamo? Sì, ci sei. Perché ho avuto un problema tecnico prima. Differenza tra le due isole. Allora, la prima differenza, direi, visto che stiamo lavorando soprattutto in una prospettiva storica, è la periodizzazione, cioè la periodizzazione degli sviluppi migratori fra le due regioni è leggermente diversa. Le persone che lasciano le regioni, quindi le emigrazioni dirette fuori alle regioni, iniziano prima dalla Sicilia. La Sicilia, diciamo, ha una dinamica che tra l'altro è simile, insomma, alle altre regioni meridionali. Già nei primi anni 50 i flussi della Sicilia sono molto significativi. In Sardegna invece i flussi cominciano a diventare significativi nella seconda metà degli anni 50. Diciamo, c'è una macchina che si mette in moto con più ritardo della Sardegna. Questo deriva anche dalle difficoltà strutturali, diciamo, in cui avveniva soprattutto l'immigrazione in Europa, che ancora per tutti gli anni 50 era dominata da un sistema di reclutamento e di organizzazione che prevedeva i trattati bilaterali, la cosiddetta immigrazione assistita, quindi prevedeva comunque una macchina capillare di uffici del lavoro presenti in ogni provincia, attraverso cui bisognava vagliare le domande di immigrazione, che poi, diciamo, facevano partire tutta la macchina anche dell'immigrazione ovviamente legale. In Sardegna, diciamo, questo lavoro anche burocratico entra a regime più tardi, come entra a regime più tardi tutta la copertura territoriale degli uffici del lavoro e del collocamento pubblico. Ci mette un po', diciamo, a entrare a regime. Quindi c'è, diciamo, una diversa priorizzazione. E poi,
quando parliamo delle migrazioni straniere, delle immigrazioni straniere, ovviamente c'è una enorme diversità di impatto a livello quantitativo. Si arriva progressivamente a una situazione che oggi non dico è simile, però comunque non è del tutto diversificata. Oggi gli immigrati in Sardegna sono poco più del 3% della popolazione totale e in Sicilia sono circa il 4%, quindi siamo su cifre che sono abbondantemente al di sotto, diciamo, del livello di media nazionale. E però ci si arriva ovviamente con una tempistica molto differente. In Sardegna il fenomeno diventa quantitativamente rilevante negli anni 90, mentre invece in Sicilia è già significativo nel corso degli anni 80 e degli anni 70. E poi, soprattutto per i settori che ci interessano oggi, di cui abbiamo parlato di più, lavoro dipendente, agricoltura e pesca, in Sicilia c'è un livello anche di inserimento lavorativo in questi comparti molto più sviluppato che in Sardegna. Guardando per esempio i dati dell'ultima regolarizzazione del 2020, che come sapete è stata dominata da un altro tipo di lavoro, il lavoro domestico, ma ci sono state comunque circa 30.000 emersioni di lavoratori e lavoratrici stranieri tra agricoltura e pesca. La Sicilia è la seconda in Italia dopo la Campania, con circa 3.500 domande. La Sardegna invece è praticamente l'ultima, con 247 domande, anzi la penultima, perché l'ultima è la Val d'Aosta. Quindi questo naturalmente ha a che fare anche con effettivamente la forza economica di alcuni settori. C'è tutto il settore, per esempio, del turismo, dell'industria turistica, su cui io non mi sono soffermato, ma che sarebbe un altro profilo molto interessante, perché significa sostanzialmente litoralizzazione dell'emigrazione, quindi popolamento, diciamo, delle aree costiere dove arrivano in Sicilia soprattutto lavoratori provenienti dal resto dell'isola, e invece dove arrivano in Sardegna anche molti immigrati stranieri. Questa è anche una differenza interessante, però siamo già un po' fuori, diciamo, la priorizzazione su cui mi sono soffermato oggi. Siamo già alla fine degli anni 70 e nel corso degli anni 80 del Novecento. Diciamo, queste priorizzazioni segnano delle differenze molto, molto forti, molto importanti, come anche, diciamo, la funzione delle due grandi città, Palermo e Catania, dal punto di vista delle migrazioni dentro l'isola e dei processi di urbanizzazione, che sono naturalmente città che hanno una storia e un impatto anche proprio demografico diverso da quello che ha, per esempio, Cagliari, che comunque è una città importante che si sviluppa in questi anni, ma che comunque diciamo non riesce a avere il livello di drenaggio di flussi interni come per esempio Palermo e Catania in Sicilia. Quindi sicuramente ci sono moltissime moltissime differenze, e però, insomma, ecco, io partirei per un'analisi delle differenze proprio dai cicli diversi, diciamo, dello sviluppo delle migrazioni, e quindi dalla priorizzazione. Rispetto alla quantità, rispetto a un discorso sulla quantità, c'è da fare un ragionamento sulle fonti. Allora, io ho la sensazione, e sto cercando anche conforto sulle fonti, che tutto il lavoro statistico sulle provenienze regionali dell'emigrazione, fatto soprattutto dal Ministero degli Esteri dagli anni 50-60 in poi, è un lavoro che oggi va un po' sottoposto a un lavoro di revisione, perché si basava soprattutto sulle migrazioni appunto assistite, su quelle che transitavano dai canali ufficiali, ma sappiamo che queste migrazioni erano, diciamo, preponderanti ancora negli anni 50, ma già negli anni 60 e poi ancora di più negli anni 70 sfuggono molto, diciamo, all'osservazione statistica, i flussi. E quindi su questo c'è da fare una riflessione e andare a vedere poi come venivano materialmente formate queste statistiche. Ci ha lavorato
Sandorin Auro recentemente proprio sull'origine, sulla matrice statistica delle informazioni sui flussi nel dopoguerra e credo che sia una ricerca molto, molto importante da iniziare a fare, su cui coordinarsi e naturalmente insomma scontiamo su questo i vincoli delle chiusure recenti delle biblioteche ma soprattutto degli archivi. Sì, certo. Altro ragionamento da fare per quanto riguarda le quantità è quello relativo alle migrazioni interne, perché qui, come sapete, abbiamo i trasferimenti di residenza, il dato di trasferimenti di residenza, che però, insomma, diciamo, è un dato soprattutto per le migrazioni dentro un'isola, come può essere la Sicilia, come può essere la Sardegna, molto molto limitativo, perché succede che spesso le persone si trasferiscono a vivere in città ma non lasciano mai la propria residenza dal proprio luogo di origine o lasciano con molto ritardo. Insomma, anche qua c'è da fare un ragionamento e per questo io credo che se vogliamo parlare di impatto quantitativo, la provocazione, la suggestione più interessante che dobbiamo prendere è quella che ci viene dagli studi sullo sviluppo edilizio, sullo sviluppo e sull'espansione territoriale delle città, perché sono studi di storia urbana che hanno iniziato effettivamente a mettere molti dati sul tappeto e sono studi che su questo ci possono dare delle indicazioni molto, molto importanti. Insomma, ecco, questa anche diciamo, una competenza disciplinare che secondo me va molto intrecciata con questo approccio. Come dicevo prima, anche un'altra competenza importante è quella degli studi ambientali e di storia ambientale, insomma, che andrebbero ricompresi anche in questa riflessione. Ecco, rispetto a quello che dicevi Fabio, io vorrei un po' anche iniziare a riflettere su questa categoria del transito, perché secondo me i flussi, soprattutto se guardati nella lunga durata, ormai di un cinquantennio, per esempio in Sicilia, ci insegnano che la dinamica del transito è molto oscillatoria. Cioè, ci sono dei periodi storici in cui può essere prevalente, ma ci sono dei periodi storici in cui questi flussi migratori in realtà sono flussi che si stabilizzano, diciamo, nei vari contesti. La ricerca, per esempio, sulle sanatorie ci aiuta a fare questa ricostruzione storica, perché ormai i dati sulle sanatorie accompagnano un periodo che va dal 1986 a oggi. Quindi questo sarebbe anche molto utile per un discorso quantitativo, però anche qui siamo un po' fuori, diciamo, dalla priorizzazione di cui ho iniziato a parlare oggi. Il ragionamento di Arturo sullo spopolamento e diciamo, il legame con le piccole isole è molto interessante. Lui dice che manca lì il dato sulle emigrazioni di ritorno, perché effettivamente l'emigrazione di ritorno è meno importante, però anche qui bisogna prendere i dati un po' con le pinze, perché sulle regioni che assumono le competenze sull'immigrazione nel 1970 e quindi diventano proprio dei soggetti anche che hanno un ruolo nello scrivere le statistiche, noi abbiamo dei dati importanti rispetto appunto a coloro che rientrano, mentre invece questi dati, se li vogliamo suddividere a livello comunale o a livello provinciale, facciamo molta fatica. Quindi è vero, forse c'è meno impatto nelle piccole isole di questa emigrazione di ritorno negli anni 70 e degli anni 80, però diciamo dobbiamo prendere un po' con le pinze alcuni dati, perché secondo me anche qui bisogna cercare di rivedere un po' delle certezze, insomma, che abbiamo avuto per molto tempo. Sicuramente comunque delle tendenze sono importanti, anche qui probabilmente nelle isole piccole, nelle isole minori c'è una privilegiazione diversa. Perché la Tunisia? La domanda di Arturo, perché ci sono relazioni precedenti? Sì, i lavoratori tunisini vanno in Sicilia perché esistevano dei legami migratori storici fra Sicilia e Tunisia, perché gli armatori conoscevano molto bene la costa tunisina e perché c'era, almeno nella fase iniziale di quel flusso verso la Sicilia, una componente di lavoratori specializzati che già facevano quel lavoro lì, diciamo, sulle coste tunisine. Poi successivamente invece cambierà questa cosa e gli stessi armatori si lamenteranno
siamo già alla metà degli anni 70, che arrivano contadini sostanzialmente a fare il lavoro di pescatori, e questo, diciamo, complica anche molto le cose, apre tra l'altro anche molti conflitti, perché poi molti di questi contadini poi vanno a fare i contadini in Sicilia, e quindi si scontrano anche con il mercato del lavoro locale, si innestano anche conflitti in cui ci sono vari attori, gli ispettori del lavoro, il sindacato e via dicendo. Comunque la risposta è sì, esistevano rapporti, esistevano relazioni anche con la Sardegna. Questo sicuramente è una traccia importante da seguire per capire anche poi perché si attivano questi flussi. In realtà, insomma, la ricerca che io ho iniziato a fare negli ultimi anni sulle origini storiche dell'immigrazione straniera ci fa capire che negli anni 60 ci sono alcuni territori di frontiera, come il Friuli, che è frontiera con la Jugoslavia, ma anche la provincia di Trapani, che in qualche modo è a frontiera con la Tunisia, che sono territori molto più permeabili, molto più in continuità con ciò che c'è oltre le frontiere rispetto a ciò che solitamente ci immaginiamo. Esistevano rapporti, relazioni, esistevano, diciamo, continuità di tipo economico, esistevano anche progetti istituzionali di cooperazione per quanto riguarda Italia e Tunisia, e anche, pur se su due fronti opposti, diciamo, dello scacchiere geopolitico, anche fra Italia e Jugoslavia. Quindi, diciamo, in realtà le frontiere, per come le conosciamo oggi, anche solo 40 o 50 anni fa, erano luoghi che avevano una valenza materiale e simbolica molto differente rispetto a quella a cui siamo abituati nell'ultimo periodo, soprattutto direi nell'ultimo decennio. Mi fermo. Bene, grazie Michele. Naturalmente io non guardo in una prospettiva storica e mi fermo all'epifenomeno, no? Quello che racconta l'ISMU, che dice che il 45% di chi è andato dall'Italia verso l'estero è di componente straniera, perciò però è giusto che questo sia suffragato da una serie storica prima di poter esprimersi in questo senso. Su Friuli e Sicilia mi sembra che la frizione della distanza, io questo penso che quelle siano migrazioni, oltre che stagionali, molto fortemente stagionali, siano legate a una logica di prossimità fisica e di appunto di permeabilità, come dicevi tu, che poi progressivamente scompare nella storia dell'immigrazione in Italia, insomma, che poi alla fine i ponti e le catene si allungano in una maniera incredibile, è l'Asia che arriva in Italia dalle Filippine, dallo Sri Lanka poco dopo. E non c'è questa giustificazione che invece appunto questa interazione forte di prossimità veramente geografica che c'è tra la Sicilia e la Tunisia, tra la Friuli e la Jugoslavia. Va bene, abbiamo parlato tanto e volevo soprattutto i nostri relatori, spero che qualcuno abbia resistito e ci possa dire qualche cosa. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, gli apro il micro. Sì, lo metto nelle condizioni di poter aprire il microfono. Qualche superstite c'è ancora. Vedo Cristina Cardillo, Valentina Favarò, se vogliono intervenire, o tutti gli altri, insomma, anche assolutamente. Punto, c'è una mano alzata che era mia, la tua, infatti non so perché, ma è partita, vabbè, scusatemi, no. Inizio ad arrivare, no, c'è Valentina che adesso, okay. Ah, ecco lì, ok, prego, vale, puoi accendere il microfono, lo devi accendere tu, ok. Sì, ho accesso. Sì, no, in realtà volevo ringraziare Stefano e Michele, salutarli, contentissima di ritrovarli e di avere dato appunto la possibilità ai miei studenti. Io, diciamo, stiamo facendo un corso di migrazioni nel Mediterraneo moderno e contemporaneo, quindi, diciamo, quale migliore occasione di, insomma, di ascoltare questi interventi, con la speranza appunto che sia soltanto un
un primo passo per un percorso che possa essere approfondito. Le suggestioni sono molteplici, fra l'altro questo percorso organizzato da te, Arturo, che si intreccia anche molto bene con l'altra attività di Giampaolo Salice, di cui domani c'è l'ultimo incontro da migranti a coloni, dà proprio la possibilità di capire l'importanza, che è una cosa, diciamo, sulla quale io sto riflettendo molto negli ultimi tempi, in un periodo in cui si parla molto di mobilità, e capire invece quanto sia importante la mobilità nel momento in cui si trasforma in stanzialità, e credo che questo sia quello che è emerso anche dagli interventi di oggi, quindi non porre l'attenzione soltanto sul fenomeno legato realmente, cioè alla dinamica dello spostamento, ma come questi spostamenti poi hanno degli effetti nel momento in cui poi gli attori agiscono in un contesto statico. E credo che le esperienze narrate da Stefano, quanto detto da Michele, cioè strettamente legati anche alla dimensione del lavoro, hanno perfettamente, diciamo, dimostrato questo, che è, diciamo, una riflessione e un'attenzione che si sta imponendo a chi oggi, insomma, studia la mobilità, la migrazione, le diaspore, insomma tutti quei fenomeni che appunto attraversano il Mediterraneo nell'età moderna e contemporanea. Quindi soltanto per darvi un saluto, sono veramente felice, spero di rivedervi in presenza prestissimo, e niente, tutto qui. Peraltro grazie Valentina per aver fatto il ponte con Giampaolo, perché lui sarà uno dei relatori non al prossimo incontro, dove ci sarai tu, sì, tra due settimane, okay. Poi adesso vi dico bene, e mentre tra quattro settimane ci sarà appunto Giampaolo Salice, ricercatore dell'Università di Cagliari, che appunto si occupa di mobilità. Quindi il ponte con l'incontro di oggi è assolutamente interessante, mentre tra due settimane ci sarà, quindi nello specifico il 31 marzo, un intervento di Valentina Favarò e di Mathieu Grenet su, diciamo, la macro tematica è isole e potere, e ci porteranno due casi di studio in epoca moderna, in età moderna peraltro, quindi anche, diciamo, ragionare su più dimensioni temporali può essere assolutamente assolutamente interessanti, mentre con Giampaolo rimaniamo nella tarda età moderna, e poi successivamente torneremo in età contemporanea. Facciamo questo gioco di scale, ma anche di salti cronologici, proprio per andare a vedere come le dinamiche possono essere lette in maniera diversa, e poi c'è una casistica molto molto ampia, quindi cercare di dare per quanto possibile maggior punti di vista possibili, ecco, scusatemi, mi si incastrano le parole anche a me, e mostrare la poliedricità che caratterizza il Mediterraneo tutto, non solo la dimensione insulare. Ecco, è chiaro, la dimensione insulare è una chiave di lettura, è anche, diciamo, un gioco per andare a ritagliarci degli spazi che siano lenti di ingrandimento o di isolamento, possono essere letti, diciamo, vedremo anche nei prossimi incontri, letture ancora diverse, e questo secondo me è assolutamente affascinante, quanto in maniera di nuovo poliedrica e soprattutto profonda dal punto di vista sia storico che spaziale possiamo compiere nel Mediterraneo. Non so se c'è qualche altro commento, riflessione. Comunque grazie Valentina sia per aver portato i tuoi studenti che per essere intervenuta. E non so se ci sono altre riflessioni, altrimenti Fabio, se vuoi dire due parole di chiusura, oppure ci lasciamo. No, così. Penso che abbiamo sufficientemente detto, probabilmente appunto il denominatore comune vero è poi il Mediterraneo, su cui, anche guardando un po' il programma che avete brillantemente messo su, insomma, mi sembra che almeno quella a cui ho assistito, che è quella odierna, mi sembra che rispecchi perfettamente questa logica, a prescindere appunto dall'insularità, che comunque resta secondo me una sfida molto interessante, di qualsiasi tipo si parli, anche di quelle
più prossime, che sono promanazioni del contesto urbano, penso l'arcipelago napoletano, dove saremmo dovuti essere, no? Procida, Ischia, Capri, sono isole, ma sono anche propaggini di un contesto urbano. Quindi, secondo me, è una sfida interessante, anche quello che sta cercando di fare Michele da diversi anni, quello di, diciamo, banalizzando il ragionamento di Michele, è molto più complesso, quello di retrodatare la logica dell'immigrazione in Italia, secondo me, partendo proprio da questi contesti insulari che siamo abituati con superficialità a leggere come qualcosa che arriva dopo, secondo me è una bella sfida. Mi aspetto nel giro di 12 mesi il libro di Michele, il prossimo libro di Michele, perché voi lo vedete così e quello fa così, insomma, pensa una cosa, scrive e pubblica, Michele. Va bene, no, comunque vi ringrazio, anzi quello che non ho detto in introduzione è che ringrazio anche tutti quanti di aver accettato di differire alle 16 questo appuntamento, e mi pare che